Siamo nei pressi del Palazzo Marchesale, costruito dagli Orsini nel 1750, sulla terrazza dell'ASL, dalla quale si domina la collina del Poggio, con la Torre del Poggio, che è stata costruita nel 1530 dal Marchese di Camerota, e più avanti c'è la Torre dello Zangale, con la baia di Marina di Camerota, che parte dalla punta dello Zangale e finisce alla nostra destra, alla località punta di Marina di Camerota. In questa baia ci sono ben 4 grotte preistoriche che sono tra le più importanti d'Europa e fanno della costa del massiccio del Bugheria, che va da Palinuro a Sapri, una delle aree più importanti per lo studio del Paleolitico. Adesso ci spostiamo verso la prima grotta, una delle più belle, che è la Grotta della Cava. Allora, siamo nei pressi della grotta preistorica della Cala. Prende questo nome perché la spiaggetta che sta davanti a noi si chiama Cala. Tutte le piccole spiagge qua da noi si chiamano Cala. Questa è una delle più belle anche esteticamente e ci dice un sacco di cose. Non solo che la grotta interna molto alta è stata abitata dall'uomo preistorico per 40.000 anni. C'è un'altra grotta all'interno che pure era abitata quando le condizioni climatiche erano particolarmente dure, c'era molto freddo nella parte esterna, si andavano a riparare in quella più interna. Hanno trovato qua anche lo scheletro di un piccolo bambino dell'età di Neanderthal di 4 anni, sepolto. Poi anche dal punto di vista geologico questa grotta ci dice molte cose. Per esempio, la prima cosa è che lo strato abitato dall'uomo è quello rosa, lo vedete, sulla roccia mare. Sotto, davanti a noi, si vede quella che in gergo marittimo si chiama una linea di battigia. Allora, voi dovete immaginare il mare dove adesso siamo in una fase temperata. Qua su questa baia noi abbiamo non solo le ere geologiche fredde, quindi quando il mare era più lontano, di 3,5 km, ma abbiamo anche registrato sulle pareti di questa nostra baia i momenti in cui sulla terra c'era un clima caldo e durante i climi caldi il livello dell'acqua si alzava. E si hanno trovato gli esperti che si alzava di più 12 metri. Più 12 metri. Noi su questa baia abbiamo più punti che segnano questi 12 metri. Uno è in questa grotta, e alla destra della scala che sale sopra, che è stata montata per rendere accessibile la visita, all'interno della grotta, ci sono quei buchi che vedete. Quelli sono buchi dei litodomi o datteri di mare, che sono degli organismi bivalvi che vivono tra l'alta marea e la bassa marea, quindi segnalano più 12 metri, quello è proprio più 12 metri. Anche su questa, su questo scoglio a sinistra troviamo i fori, dopo li facciamo vedere a Giacchino da vicino. Poi, se ci avviciniamo alla parete, vi faccio vedere un blocco di pietre marine con dei cespi di corallo, perché quando nel Mediterraneo c'erano le ere calde, noi trovavamo in questo mare gli stessi organismi che oggi troviamo nel Mar Rosso, e quindi i coralli, e sono rimasti questi cespi di corallo sulla parete, adesso li andiamo a vedere. Guardate dove indico col dito, vedete? Sì. Questi qua sembrano tanti ossicini, li vedete? Sì. Quelli sono cespi di corallo. E anche le pietre, se vedete, sono rotonde,
quindi sono state levigate dall'acqua, prima dall'acqua del fiume e poi dall'acqua di mare. Poi quando il mare si è allontanato, il gocciolamento dell'acqua piovana li ha fatti saldare, questi materiali fatti di sabbia, fatte da pietre piccole e pietre più grandi, vedete? E il tutto si chiama conglomerato marino, per differenziarlo poi dal conglomerato fluviale o lacustre, che sono anche questo tipo di depositi. Sulla flora c'è anche da dire qualcosa, ma ve la faccio vedere su quello scoglio lì, perché ci sono delle piante molto interessanti da vicino. Qua hanno fatto gli studi per una trentina d'anni i professori dell'Università di Siena e sono venuti qua da noi fino a quando non ci sono stati i tagli verso la ricerca da parte dello Stato, che in maniera intelligente, mentre la Corea, il Giappone, gli Stati Uniti, la Germania hanno aumentato i fondi per la ricerca, noi in maniera intelligente li abbiamo azzerati, perché noi siamo dei cervelli. Un'altra delle risorse che abbiamo sulla costa è la flora rupicola, la flora delle rupi o la flora di scogliere. Tra queste piante c'è per esempio una che sembra, che è questa qua che adesso prendo, che si chiama salicorna, perché sale a forma di corna, si biforca sempre, la vedete? Questa fiorisce verso luglio-agosto. Un'altra delle nostre cose che potremmo valorizzare, noi abbiamo fatto un tabellone che poi vi farò vedere dopo, è la fioritura. Quest'anno avremo un gruppo di svizzeri che verranno proprio a fotografare i nostri fiori, per esempio. Questa qua, questa è un'altra pianta che pure fiorisce d'estate ed è il garofano di scogliera. Ha il fiore rosa, che poi vi farò vedere dall'altra parte. Questa è una delle tante varietà di ginestre che abbiamo. Poi abbiamo il Leucorbia arborea, che è quella che sta finendo adesso la fioritura, è stata gialla fino ad ora, ma tra poco finisce di fruttificare, poi perde le foglie. Nel mese di maggio perde le foglie, restano solo i semi. E uno d'estate può pensare che è una pianta secca, invece no, è una delle tante piante che d'estate perdono le foglie per superare la stagione secca. Un'altra di queste piante che non possiamo vedere qua, perché non c'è sulla baia ma c'è sulla costa, è la primula di Palinuri, che è un endemismo, cioè sta solo qua su questa costa. Poi c'è qualche cosa a Maratea e nell'isola di Dino, e poi basta. Anche questa pianta qua fiorisce a febbraio e d'estate non ha foglie, secca con le foglie. Sì. Ce ne sono anche altre, c'è la ginestra spinosa che è cominciata a fiorire adesso e che d'estate si vedono soltanto i baccelli, i semini e le spine molto, molto robuste. Questa pianta, per esempio, durante il Medioevo, negli anni 50 del secolo scorso, veniva usata per fare delle siepi che recindavano, siepi morte che recindavano gli orti, perché praticamente è impenetrabile anche da parte dei cinghiali, da parte delle mucche, degli animali selvaggi, e quindi poteva proteggere bene un orto, una vigna, prima che uscissero poi le corde spine moderne, diciamo. Adesso ci avviciniamo alla grotta del riparo del Poggio. Quello che vediamo sopra questa pianta di Euforbia è la nicchia gamba o il riparo del Poggio. All'inizio, quando l'uomo è arrivato a vivere in questa grotta, era 250.000 anni fa. La grotta era enorme perché la cupola partiva da dove c'è la collina e arrivava dove avete voi i piedi adesso. Sì. E quindi l'uomo viveva in questa enorme grotta.
Poi che cosa è successo? Durante un periodo di caldo il livello dell'acqua del mare si è alzato di più 12 metri e ha, diciamo, indebolito la parete fino a fare crollare tutta la volta. Tant'è che qua davanti a noi, ve le faccio vedere se non vi muovete voi, questi qua sono massi di crollo, hanno lo spigolo vivo, quindi sono proprio quelli del crollo della volta, non sono stati levigati come gli altri massi che vi ho fatto vedere dall'altra parte. Però, nonostante questo crollo, la grotta l'hanno continuata ad abitare perché si trova in alto, quindi dava un'ampia visibilità su tutta la pianura costiera e quindi si riusciva a vedere dove erano i grandi ruminanti che poi loro cacciavano, i cervi in modo particolare, che sono poi le ossa che più frequentemente troviamo in queste grotte. Questa parete è stata scavata quando hanno fatto la strada negli anni 50, ci sono moltissime ossa affioranti di cervo ma anche di altri animali, e tra questi animali c'è da dire che molti durante le ere calde erano animali che adesso troviamo in acqua, come ippopotami, rinoceronti o, se volete, gli elefanti che sono stati trovati anche in Sicilia, c'erano anche sul continente. Poi dopo, quando c'è arrivato di nuovo il clima temperato, quindi poi il clima freddo, questi animali si sono spostati là. Più avanti, dove c'è quella coppia di turisti, c'è un'altra piccola grotta che era collegata con questa grande e che viene anche individuata come la grotta sepolcrale, perché a un certo punto della storia poi l'uomo sapiens, cioè i nostri antenati, iniziarono il culto dei morti. E quindi continuavano a vivere su questo territorio come l'uomo di Neanderthal. Faceva da cimitero. Allora sì, hanno trovato alcuni pacchetti di ossa che appartengono all'uomo di Sapiens Sapiens, però l'hanno trovati questi pacchetti in uno strato che è stato, diciamo, datato appartenente all'uomo di Neanderthal. E allora il professore Parenzani, che adesso è morto, prese un abbaglio e disse che aveva trovato l'uomo Neanderthalensis. Su qualche libro c'è ancora scritto questa cosa qua. Invece no, diciamo, non è così. E il suo l'uomo di Camerone. Invece il successore e allievo del professore Parenzani, il professore Gambassini, che pure lui adesso è in pensione, ha trovato poi questa cosa che del culto dei morti dell'uomo Sapiens Sapiens, e quindi questi qua hanno seppellito i propri cari in uno strato antico ma che apparteneva all'uomo di Neanderthal. Adesso lo possiamo anche vedere all'interno di questa altra piccola grotta. Allora, in realtà c'era l'enorme grotta dall'altra parte e poi un tunnel che finiva in quest'altra piccola grotta. Durante le alluvioni, quindi le acque piovane, che cosa hanno fatto? Hanno preso il materiale dalla grotta abitazione e l'hanno trasportato in quest'altra grotta. E quindi quando questa grotta era quasi piena, poi l'uomo Sapiens Sapiens l'ha usata per metterci questi pacchetti di ossa che si vedono in alto a sinistra, quella zona spugnosa lì, la vedete, no? Un po'. Sì. Quella a sinistra? Sì. Sopra la roccia. E un'altra cosa interessante è questi numeri che vedete indicano le diverse ere. E sul soffitto troviamo il numero 2 e poi c'era un numero 1 più basso, perché prima si era completamente riempita, poi è stata svuotata e poi si è riempita un altro po'. E qua hanno trovato, ve l'ho detto, le ossa di questi animali che adesso troviamo.
Questi pure qui sono tutti... Sì, ossa sempre... Allora, quelli, diciamo, utilizzati dall'uomo sono tutte ossa spaccate. Mentre gli animali, possiamo trovare nelle grotte le ossa di animali che sono interi, perché l'animale che cosa fa? Si mangia la carne e lascia l'osso, l'osso intero. Certo, intero. Invece... L'uomo invece che cosa? Spaccava l'osso, si mangiava il midollo e poi usava queste ossa per fare anche utensili, anche li metteva anche al fuoco. Quando erano secchi, grandi ossa, li metteva anche al fuoco, andava al fuoco quando erano secchi e asciutti. La parte spugnosa. Sì, in alto, che sembrano stalattiti, sì. E quelle lì sono in realtà ossa dell'uomo sapiens sapiens. Dall'altra parte, ma non ci arriviamo perché vi voglio far vedere anche il paese, dall'altra parte abbiamo l'ultima grotta che è stata abitata negli ultimi 30 anni e si chiama la grotta della serratura, dalla forma della serratura. Da lì poi, sulla destra, c'è una scala che porta alla torre dello scaffale. E da lì c'è un nostro sentierino che poi prosegue per i peschi, sì, quando sì, il mare è caldo, bellissimo. Quando il mare è caldo, come oggi non si può passare. Mm. Mentre dietro il cimitero c'è l'altro sentiero che porta i peschi e che adesso ormai è diventato un sentiero europeo. Noi abbiamo il piacere di dire che l'abbiamo lanciato noi a partire dal 1994, quando facemmo la prima cooperativa di guide con ufficio sul lungomare di Marina. Adesso abbiamo conservato la targa che vi faccio vedere e anche l'entusiasmo che avevamo allora.